voglio dire, una società strutturata bene, fatta da persone serie che hanno dei progetti importanti e che, diciamo così, hanno bisogno di fare un pochino di esperienza dopo la passata stagione, diciamo così, che è stato il primo impatto. Quindi la società certamente sì. L'ambiente non lo so, mi auguro di sì, perché quando poi si gioca per crescere, si gioca per vincere. Esistono anche gli avversari, esiste la competizione, esiste il campionato da affrontare, per cui la maturità di un ambiente si vede al momento, nel tempo, sì, però ci sono le condizioni complessivamente ideali per lavorare, perché ripeto, la società va benissimo, anzi è una pietra miliare in questa categoria, le strutture sono di alto livello e poi noi sappiamo le potenzialità e la passionalità della piazza, e questo è indubbiamente un fatto importante. No, io sono molto aperto. A volte capita di riprendere dei giocatori che magari hai allenato, perché le situazioni di mercato lo consentono, perché magari la situazione dei ruoli lo consentono, perché il momento lo consente. A volte può non capitare, in generale sono molto legato ai calciatori che ho allenato, soprattutto a quelli che hanno comportamenti da uomini, oltre che essere bravi calciatori, che quindi hanno delle motivazioni e che quindi fanno della professionalità la parte dominante del loro lavoro. Poi uno può essere più bravo, meno bravo, però essere uomini ed avere un atteggiamento positivo, questa professione, che è una professione, è sempre gratificante. Qualche volta con qualche giocatore non mi è riuscito a far capire questo, e il primo a esserne rimasto deluso sono stato io, però tutti quei nomi che sono stati fatti, ma ce ne sono tanti altri. Sono tutti giocatori bravi, funzionali, per caratteristiche e nel ruolo che hanno, e che hanno sicuramente un aspetto umano importante, che questo determina la maggior parte delle cose. Ho fatto un accordo con la società su base biennale, perché l'obiettivo è quello di vincere nel tempo massimo di 2 anni, quindi l'ho già detto nella presentazione. Perché ho fatto questo? Perché dentro di noi o dentro di me non cercherò di trasferire al gruppo che avrò a disposizione la voglia di vincere 4 partite su 3 che ne disputeremo. No, non è quello il motivo perché ho fatto i 2 anni. È perché non c'è una grande base di lavoro e quindi il progetto va costruito. Va costruito, e quindi i giocatori funzionali che appartengono alla rosa dell'anno scorso sono 6-7, li dobbiamo integrare. Ecco perché parlo di 2 anni. Però in cuor mio, sincerità per sincerità, io vorrei vincere sempre, quindi Catania, Juventus, il confronto, perché penso che il confronto sia dentro il campo. Chi raccoglie meriti, questo è un concetto importante, chi raccoglie meriti dentro il campo alla fine fa anche i punti, ne fa più degli altri. E così, se non raccogli meriti sul campo, difficilmente farai i punti. Allora, noi abbiamo questa voglia di seminare e raccogliere meriti sul campo. Ma uomo spogliatoio non è quello che parla dentro, è quello che dà l'esempio dentro il campo, e questo è un concetto che dobbiamo dare a tutti, e lo dà sempre sotto ogni punto di vista. Le caratteristiche sono quelle funzionali. Io diciamo che in qualche modo sono anche un allenatore aziendalista, perché sono cresciuto così. Difficilmente io mi lamento, difficilmente penso o trasferisco questo pensiero alle società, e cioè prendiamo il meglio del meglio perché vinciamo sicuramente. Non è così. Una cosa è certa: il Catanzaro in campo, indipendentemente dal potenziale, dal valore del gruppo che andremo a formare, che si sta formando e che andremo a completare, sarà una squadra tosta, difficile da affrontare, una squadra che vorrà confrontarsi con tutti per battere. Tutti, ma lo dico senza presunzione, perché veramente questa è la molla che ci. Poi se saremo bravi a farlo non lo so, ma di certo è che saremo una squadra difficile da affrontare, una squadra che starà sempre sul pezzo, una squadra che, se poi abbiamo qualità, 7, attraverso il lavoro sono sicuro che arriveremo a 9. Se
se partiamo da 10 è pure meglio, perché abbiamo meno strada da fare, ma c'è comunque una strada. Allora, durante i risultati o durante le competizioni io metto subito da parte anche le positività, soprattutto le positività, le metto subito da parte perché sono sempre traguardi parziali. Però poi mi è capitato di vincere diverse volte e un minuto dopo di mettere da parte pure la vittoria, no? Che può diventare un traguardo definitivo, l'apice di una stagione, di metterla da parte e di pensare subito. Quindi a me stesso è come se non riuscissi a godere dei momenti perché sono fatto così. Però la cosa che più mi piace invece è vedere, quando si vince, l'ambiente. Il fatto di rendere felici i tifosi, una società, gli addetti ai lavori, mass media, tutti, quello è la cosa che più mi rende felice. Io invece, passata la partita, vado avanti. Questa è la cosa che più, la società per cui lavoro, se riesco a ottenere dei risultati, per cui valorizzi le risorse che ti hanno messo a disposizione. Giocatori che vedi crescere, giocatori che magari hai allenato a giovane, che hai contribuito a formare, che poi hanno fatto la Serie A, alcuni hanno smesso, alcuni giocano ancora, la B, fanno buoni contratti. Questa è la cosa che più... Vedere tanti giocatori che hai allenato, ma veramente ce ne sono tanti, che dopo aver lavorato insieme hanno dato una svolta alla loro carriera, diciamo, in positivo. Sai che cosa penso? Che penso che un giorno, non so quando, però questo è quello che penso, che io mi siederò su una panchina di Serie A, perché ci arriverò da solo, non perché qualcuno mi metterà, nella mia follia buona, penso questo, la molla, questo pensiero ce l'ho, un giorno io mi siederò su una panchina di Serie A, ma non perché mi ci ha portato qualcuno, vuol dire me la sono guadagnata sul campo. Io sento la responsabilità di insegnare calcio, di creare un progetto, e speriamo che questo progetto possa partire subito e raccogliere immediatamente i frutti, cioè al termine della prima stagione, perché il mio modo di pensare è questo. Io